A Benasco, città, vocazione agricola, poi operaia, la sfida corre tra il candidato del centrodestra Daniel Cannati, in testa con il 39,4%, lo insegue Dino Lombardi, 5 Stelle e Civiche al 30,6%. Tante le sfide da affrontare. È importante lavorare sull'edilizia scolastica, il, il tema dell'ambiente, il tema del traffico, ci sono tante... Eh, un traffico veicolare molto importante dovuto al Casello di Benasco, quindi una delle sfide del futuro sarà quella di riuscire finalmente a spostare questo, questo casello. A noi piace ovviamente il verde, a noi piace la transizione energetica, ehm, quindi sarà molto importante eh, vedere insomma, fare tutto il censimento di quelli che sono gli edifici pubblici per poter vedere dove, eh, dove poter fare le comunità energetiche, questo è un tema fondamentale.